La serie delle danzatrici testimonia il desiderio giocoso e ricreativo dello scultore, che rievoca figure ispirate ai dipinti parietali di Napoli ed Ercolano. La danzatrice col dito al mento è contemporanea alla deportazione di Papa Pio VII e alla malattia di Luigia Giuli, governante di Canova. Lo scultore incide sul modello di gesso della statua, lavorata in giorni tristissimi. Scrive a Quatremare di essere caduto in uno stato di prostrazione fisica e morale che lui stesso attribuisce al male di qualche amico e alle vicende del mondo. Ma Canova sa anche affrontare il suo tempo e farsene interprete. L'arte classica gli serve da lente per osservare questo particolare momento storico e ritrarne i protagonisti.